Ciao ragazzi, sono tornato a RubyCee per continuare la storia principale. Devo premettere che in questi giorni, e penso che questo sarà ricordato per anni, ci sono state delle grosse problematiche relative al login dei giocatori. In questi giorni, a causa proprio di sovrappopolamento e di troppa pressione sui server, non si riusciva a entrare se non dopo una coda di anche ore, specialmente nelle ore di punta, in questo caso per noi italiani di Ragnarok, diciamo intorno alle 9. Io mi sono trovato a dover loggare, magari riuscire a loggare alle 11. Questo per me è stato un po' un problema e un motivo di rallentamento nella mia edizione, nel mio editare i video, proprio perché non avevo tutto il tempo che pensavo di avere a disposizione, perché appunto le prime 2 ore della mia serata erano dedicate al rimanere in coda in attesa del mio turno. Comunque, oggi è il 30 giugno, le cose si stanno mettendo nel verso giusto, visto che sono riuscito a entrare nell'arco di un mezz'ora, tre quarti d'ora, quindi diciamo che non ho perso la serata, ecco. Quindi, dopo questa premessa, che penso che nell'arco di un paio di settimane, massimo un mese, sarà un problema dimenticato, vado avanti con la quest principale. Allora, avevo raccolto la fiducia da parte del gruppo di pirati che erano in questa piccola isoletta molto, molto tropicale. Vediamo che appunto è al centro della mappa del RubyCee, no, in realtà nella parte nord della mappa del RubyCee. E parliamo con Irase. Irase ci darà, vediamo, materia determination, un turbante. Ah no, questo è Grilled Turban, è un oggetto consumabile, quindi un cibo. E poi dei guanti. Allora, intanto accettiamo la missione e vediamo dove ci porta. Ok, devo raccogliere qualcosa qui, sono dei pesci. Questi erano pesci andati a male, rotting vuol dire rancidi, marci. Ora mi devo spostare in questa direzione. Ho la sensazione che dovrò usarli come esca per uccidere dei nemici. Esatto, esattamente proprio quello che pensavo. Servono per uccidere degli squali. Quegli squaloni giganti che avevamo visto in questa zona. Eccoli qua. Mostri nuovi, a mio avviso. Non mi ricordo di averli mai visti. Metto mano al mio ciocobo che mi dà una mano pazzesca. Sia a livello di cure che a livello di combattimento. Comunque dobbiamo uccidere due di questi aggressivi shark. Notiamo le loro corna laterali per renderli ancora più aggressivi. Ok, il primo ci ha lasciati, vediamo se riesco a trovare il secondo punto dove cliccare. Deve essere un punto nascosto. Qui c'è il rank B di questa zona, che è una specie di grosso avvoltoio. Ok, per ora lo ignoro. Qui ho trovato la destination. Mi sto attardando ad attaccare questi serpentoni perché sono appunto nell'ambito dell'elenco delle cacce. Direi giornaliere, anzi sono sicuro giornaliere, quindi voglio fare qualche punticino. Infatti lo sto uccidendo proprio col paladino per salire un pochino ancora di livello. Vediamo quanto mi dà, 115.000 punti, quindi niente male. Però ora torno White Mage perché è sicuramente il gioco con cui mi sento più a mio agio. Ecco, questo pirata era stato
diciamo, era in pericolo a causa di questo beastman della tribù, appunto, degli uomini tartaruga. La somiglianza che c'è oltretutto tra questo beastman, adesso io sinceramente non mi ricordo quale delle tartarughe ninja era quella armata di spada. A me sembrava Leonardo, ma non vorrei dire una bestialità. Poi quando editerò il video specificherò qual è la tartaruga ninja con la katana. Ecco, il pirata lo stiamo salvando. Direi che questo è questa era stata la missione un po' più importante di quelle che abbiamo fatto per questo gruppo di pirati, quindi sicuramente verremo ricompensati da un po' di fiducia da parte di questa comunità. In tutta sincerità adoro tantissimo questa musica che c'è di sottofondo, è molto molto rilassante, per quanto la zona sia tutt'altro che tranquilla, però dà un senso di gran pace. Bene si adatterebbe magari a un villaggio vacanze questa canzone, magari proprio un villaggio vacanze isolato, appunto su una di questi di queste isole tropicali. Ma qui siamo circondati dai nemici e dai mostri, quindi non è certo un villaggio vacanze. Parliamo con Alizé. E chiudiamo la missione con Rasho, che abbiamo visto essere in pratica il capo dei pirati di questa zona. Our most compassionate acquaintances return for your deep, but something tells me our thanks are not sufficient. I speak only the truth. The Confederacy will not... How convenient that recent events should lend such They had no part in it, Tansuri. They came and took our Doman brother. So we attack and get butchered for our trouble. If this be our choice, I say we suffer until the day our enemy is grown weaker. Sembrerebbe che finalmente abbiamo convinto i pirati a uno scontro frontale con gli imperiali che in questa zona stanno imperversando. I have one last idea, if you will allow. The question being... We can't stand by and let innocent people... Then let us roll the dice. If it's a sign you want, we shall... You are wary of invoking the ire of the Imperial. Know then that once we have rescued our comrade, you will doubtless require assurances that we are capable of achieving this and that... What, the three of you, just like that? Actually, my esteemed colleague, if we succeed, you help us. A little miss does make it hard. Words are air. We will. Allora, io sceglierò le materie Determination, sperando che un domani acquisiranno valore. E da quello che ho capito, il tentativo di indebolire l'impero deve passare attraverso
la sconfitta o comunque sia un attacco contro i Kajin, che sono appunto gli uomini tartaruga che sono in una città sotterranea subacquea, qua proprio vicino a dove siamo noi. Allora, in questo momento io non prendo la missione principale, che perché mi sto rendendo conto che c'è una infinità di missioni secondarie. Io non riesco quasi a contarle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 missioni, di cui una sbloccherà qualcosa. Allora, vediamo. Tanto prendo questa. Quest'uomo cerca una donna. Da quello che ho capito, per un rapporto serio. Penso di aver tradotto abbastanza giusto, penso. Qui c'è un'altra missione. La telecamera ha impallato. Irase stesso non sa, sta pensando a cosa fare per cena. Io ho la sensazione che ci farà andare a cercare dei pesci. Vediamo se questa sensazione è veritiera, infatti. Devo cercare non proprio dei pesci, ma devo uccidere tre di quei grossi tricheconi che ci sono in questa zona. Vediamo invece cosa ci chiede Aranami. Ci chiede assistenza perché mi pare di aver capito che c'è una donna che lo intimidisce. Lo sta probabilmente minacciando. Vediamo invece Ansaku. Vediamo invece Ansaku cosa ci propone. Ci fa guadagnare una Ether Current e poi delle materie critiche oppure dei fantastici orecchini di livello 265, comunque livello 62. Io prendo anche questa missione. C'è un dialogo un po' più lungo che tra l'altro mi fa poi parlare con un altro personaggio ancora. Allora, ci sono ancora alcune missioni qui intorno che voglio cercare di raccogliere prima di proseguire. Queste regioni su più piani confondono un pochino. E qua c'è un Ether Current. Ma dai, non l'avevo mica vista. La prendo subito. Sempre più facili trovarle. Sono molto molto contento di questa decisione di renderle tutte più semplici da recuperare. Vediamo cosa ci chiede Yana. Yana sta cercando delle nuove reclute. Penso proprio tra i pirati. Poi ancora al piano di sopra dovrebbero esserci altre due missioni. Vediamo se questo è vero. Noi le piglieremo tutte e poi andremo piano piano a farle in questa regione. Se avremo un po' di fortuna, alcune saranno tutte nello stesso posto da proseguire, quindi avremo molta più possibilità di risparmiare tempo. Ecco, forse su di qua io non c'ero mai andato. Questa dovrebbe essere la parte più alta di questo villaggio. Qui c'è una zona di vedetta. Sì, forse qui c'ero stato, adesso non ricordo. Allora, Ayase. Mi pare che abbia detto che sta esplorando la zona. Questo è un personaggio. Non mi pare che sia... No, è un PNG, cioè è un personaggio non giocante, quindi fa parte dello scenario. E notavo il suo abbigliamento decisamente più bello rispetto a quello dei pirati. Comunque, ultima missione qui sopra, forse nel punto più alto. No, non ancora, sale ulteriormente. Perché sale, poi adesso arriveremo fino in cima. Ecco, questo non riesco a capire la descrizione. Hai un minuto? Mi sembra di aver capito che sta cercando un punto da cui spiare una ragazza, ma spero di aver capito male. Allora, questo dovrebbe essere... Questo è il punto più alto, sicuramente.
e sembra essere, assolutamente lo è, la base di quella torre fatta di, che ai tempi sembrava fatta di legno come una pira. Vedete che invece è fatta di... Allora, questo è legno, quello che ho davanti. Ma come vedete sembra fatta di metallo, ma non qualcosa di normale. Sembra essere una struttura fatta da una civiltà particolare. Vedete questi quadrati, vedete questi simboli che ci sono. Sembra quasi un alfabeto Braille, che è poi ripetuto su ogni parte di questa torre. Molti giocatori pensano che si tratti del nuovo Deep Dungeon, che in questo caso è Deep, per modo di dire, perché si andrebbe salendo. Allora, questo è un minigioco. Ecco, qua ho trovato qualcuno. In pratica dovevo vedere da questo punto una persona che era appunto caduta. E adesso probabilmente dovrò andare a recuperarla. Allora, non è stato facilissimo. Anche perché non avevo capito esattamente cosa dovevo fare. Questa ragazza probabilmente si era ferita cadendo da un'altezza che l'ha tramortita. Quindi adesso che l'abbiamo scovata con una sorta di binocolo, dobbiamo andarla a... immagino che dovremmo andare a soccorrerla. Ok, a questo punto abbiamo raccolto tutte le quest secondarie e non ci resta altro che andare a portarle a termine in giro per questa isoletta. Partiamo di qua, questo è il... la quest relativa appunto alla corrente, all'Ether Current. Ma non ho capito molto anche di questo dialogo, però stavo notando questi fantastici kimono. Io spero che ne avrò uno, perché ci sono i Pyros, delle decorazioni a forma di Pyros su tutto il kimono. Anche la bandana non mi dispiacerebbe. E la missione della Current ci sposta poi a Kugane. Io personalmente non sono riuscito a seguire il dialogo, quindi questa è una missione che non ho capito che cosa mi chieda di fare. Per cui adesso mi baso su quelle che sono qui intorno, perché erano abbastanza semplici alla fine. Quindi mi trovo poi a dover andare poi a Kugane per completare anche questa missione, poter acquisire la Current. Intanto abbiamo raggiunto la ragazza che appunto si era ferita. La troviamo in difficoltà perché è attaccata addirittura da due di quelle meduse nemici che infestavano anche la regione vicino a Linsalominsa.
È un combattimento molto semplice, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Aiutiamo la ragazza caduta. Probabilmente la risolleveremo e la riporteremo al villaggio. Anche questa ragazza ha un bellissimo vestito. Forse il colore, quel marrone non mi piaceva. Ok, la prima è completata. Andiamo a fare le altre. Le faccio tutte e poi le vado a consegnare in blocco, così faccio un'unica scalata di questo villaggio sviluppato in verticale.